tempo sì, dai ragazzi, ditemi, velocissimi. Hai sciolto il nodo delle europee? No, lì, sono sì. Quando scioglierò il nodo delle europee voi sarete i primi che lo sapranno. Sì. Però come ho detto decido alla fine, su questo qui non è la materia che mi interessa, la materia che mi interessa oggi è che con questo accordo di sviluppo e coesione portiamo in Molise quasi 450 milioni di euro che servono per le infrastrutture del territorio, che servono per l'attenzione al tessuto produttivo, per le aziende che sono quelle che creano con i loro lavoratori ricchezza, attenzione al turismo, attenzione alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, perché sono dei terreni, diciamo, che non vengono secondo me adeguatamente valorizzati in una regione come questa. Ci occupiamo di produzione di energia, ci occupiamo di diritto allo studio, ci occupiamo di innovazione, ci occupiamo di tradizione, insomma un accordo molto importante su materie strategiche. Sono molto fiera di poter così insomma lavorare tra vari livelli istituzionali, in questo caso la regione, i sindaci, tutti quanti hanno collaborato per mettere questo territorio nella condizione di poter competere ad almi pari e dimostrare il suo valore.